gli elementari, e possono recitare la loro disperazione davanti a una folla di spettatori. Altre donne. La speranza di guarire si ripercuote nella loro anima ad ogni anno. Il morso, come il rimorso, è aspro da sottomettere. Yeah.
È notte. Un'ultima tarantata arriva in calesse per unirsi alle donne che si sono strette a pregare nella cappella. Qui il tarantismo comincia la sua morte. Interdetta dalla pietà cristiana, la musica e la danza, disarticolata la disciplina del ritmo e della melodia, moltiplicate le possibilità di contagio di queste frane della psiche tra il formicolio delle ammalate, il tarantismo nella cappella di San Paolo è già nella sua parabola di crisi. Quello che poteva sembrare coreografia o folklore entra ora nel campo della pura neurologia. Nell'evoluzione del mondo di oggi, questa antica eredità del Medioevo consuma ormai il suo ultimo tempo.